caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Vedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Ho il piacere oggi di ritornare a raccontarvi la storia di un musicista, una storia esemplare che ci racconta non di una singola specifica motivazione, ma di un modello di motivazione stessa, cioè una biografia che ci mostra quanto il proprio autosviluppo, che è parte consistente di quello che facciamo utilizzando gli strumenti di crescita personale, sia a tutti gli effetti il cuore della evoluzione delle persone e della propria realizzazione. Il musicista è Giuseppe Tartini ed è forse celebre anche presso il grande pubblico perché è il musicista che creò il trillo del diavolo. Vi leggo questa bella storia dal sito di storicanationalgeographic.it che si intitola proprio Tartini, il musicista che sognò il diavolo. Talvolta i figli ribelli fanno strada e la vita di Giuseppe Tartini fu segnata dalla ribellione. Il padre, Giovanni Antonio, era un commerciante fiorentino che si era trasferito a Pirano, in Istria, per fare affari. La città all'epoca faceva parte della Serenissima Repubblica di Venezia e qui conobbe e si innamorò di Caterina Zangrando, figlia di un nobile del luogo. Dal loro matrimonio avvenuto nel 1685 nacquero 9 figli, di cui Giuseppe, venuto alla luce nel 1692, era il quarto. Lo stesso anno Giovanni Antonio ottenne la nomina a pubblico scrivano dei Sali, carica prestigiosa in una città la cui principale attività economica era rappresentata dalle saline e che permise alla famiglia di diventare una delle più ricche di Pirano. Giuseppe trascorse un'infanzia serena fra la città natale e le vacanze nella villa di campagna a Strugnano, a pochi chilometri. A 6 anni venne mandato a studiare dai frati minori, di cui il padre venne in seguito nominato protettore e benefattore. Fu qui che, oltre ad apprendere i primi rudimenti della scrittura e della matematica, prese confidenza con la musica. Crescendo iniziò probabilmente a frequentare assieme al padre anche l'Accademia dei Virtuosi, un circolo d'élite che ospitava artisti e intellettuali locali. All'età di 12 anni venne mandato in collegio a Capodistria, dove ebbe modo di costruirsi una solida formazione umanistica, matematica e fisica. Qui imparò a tirare di scherma e a suonare il violino, un'attività che i genitori cercarono invano di scoraggiare. Come si usava nelle famiglie aristocratiche per i figli cadetti, giunto in età adolescenziale, Tartini indossò l'abito clericale, ma non prese i voti. Nel 1708 partì alla volta di Padova per studiare legge. Approfittando della lontananza da casa, il giovane continuò a tirare di scherma. In poco tempo diventò così abile che uscì vittorioso da numerosi duelli e iniziò a progettare di trasferirsi a Napoli o a Parigi per aprire una scuola di scherma. Eppure la sua attività principale, nonostante le posizioni contrarie dei genitori, era suonare il violino. Nel 1710 Giovanni Antonio morì improvvisamente in circostanze misteriose, lasciando la famiglia in difficoltà finanziarie. In quello stesso periodo Tartini, emancipatosi dall'autorità paterna, sposò in segreto Elisabetta Premazzone, nipote del cardinale Giorgio Cornaro, contro la volontà delle due famiglie. Quando il cardinale scoprì il matrimonio, il neosposo si sentì pesantemente minacciato e decise di scappare da solo, abbandonando la moglie, forse con l'intenzione di tornare una volta che le acque si fossero calmate. Trovò rifugio ad Assisi, nello Stato Pontificio, presso il convento francescano dove uno zio, Giovanni Torre da Pirano, faceva il custode. Qui conobbe
Bohuslav Černohorský, compositore boemo che alloggiava nel convento e che probabilmente gli insegnò l'arte della composizione. Nel 1713 Tartini compose la sonata per violino in sol minore, meglio nota come il Trillo del Diavolo. Questo nome nasce dalla leggenda a cui è legato il brano. Tempo dopo aver composto la sonata, infatti, lo stesso Tartini raccontò all'astronomo francese Jérôme Lalande di aver sognato il diavolo. Questi gli avrebbe offerto di esaudire qualunque suo desiderio e così Tartini gli chiese di suonare il violino. Il diavolo accettò e dallo strumento scaturì una melodia straordinaria e difficilissima. Svegliatosi, Tartini provò a riprodurla, ma senza riuscire mai ad ottenere lo stesso effetto del sogno. Probabilmente continuò ad elaborarla per anni, fino al 1740. Forse fu proprio questo sogno a spingerlo negli anni seguenti a studiare gli effetti acustici. E grazie alle sue ricerche, il musicista scoprì il cosiddetto terzo suono, una vibrazione del registro grave che si avverte quando si eseguono due note combinate simultaneamente. In seguito alla morte dello zio Giovanni Torre, avvenuta intorno al 1714, Tartini cominciò a trovarsi qualche ingaggio come violinista, suonando nel teatro della vicina Ancona. Secondo la leggenda, durante una sua esecuzione, un soffio di vento alzò la cortina dietro la quale stava suonando e un padovano presente fra il pubblico lo riconobbe e riportò la notizia alla moglie. Vera o meno che sia la storia, ritrovatosi solo e senza la protezione dello zio, Tartini rientrò in patria e in famiglia. Per un periodo gravitò su Venezia, ma poco dopo tornò nello Stato Pontificio, dove continuò i suoi studi sul suono e fece realizzare archetti più lunghi del consueto per le sue sperimentazioni. Nel frattempo suonava come primo violino nell'orchestra del teatro La Fenice di Ancona. A partire dal 1716 Tartini fece la spola tra Assisi, Camerino, Milano, Bologna, Napoli e Palermo, dove all'attività di musicista affiancò quella di compositore. Allo stesso tempo iniziò a impartire lezioni private ai figli delle famiglie aristocratiche, attività che continuò anche una volta tornato a Venezia, nel 1719. Nel 1721, grazie alla raccomandazione della potente famiglia Giustiniani, divenne primo violino alla Basilica di Sant'Antonio di Padova, per la quale doveva anche dirigere l'orchestra e comporre. Nel 1723 Carlo VI venne incoronato re di Boemia. A Praga accorsero artisti da tutta Europa per omaggiarlo. Tartini, il cui nome era ormai noto anche all'estero, venne assunto dal cancelliere Kinsky in qualità di compositore di corte e restò nella capitale per 3 anni. Ma il clima rigido non favorì la sua salute e così nel 1726 tornò in patria, rifiutando da quel momento ogni incarico estero. Tornato a Padova, riprese il suo incarico presso la Basilica di Sant'Antonio e aprì la sua scuola di violino, che chiamò la Scuola delle Nazioni. Qui insegnava i livelli avanzati di tecnica, armonia, composizione e contrappunto. La sua fama era solida, tanto che studenti benestanti e musicisti di professione con una carriera avviata continuavano ad affluire anche da diverse parti d'Europa. Fra i suoi discepoli va ricordata Maddalena Laura Lombardini, che al contrario si differenziava dagli altri allievi della scuola per le umili origini. La fanciulla, infatti, aveva imparato a suonare il violino presso l'ospedale dei mendicanti di Venezia. Il suo talento venne scoperto da Antonia Cubli, maestra del coro ed ex allieva di Tartini, che intercesse presso il maestro, che la prese dunque sotto la sua ala. Celebre è la lettera che il compositore scrisse nel 1760 a un destinatario sconosciuto e che contiene non solo attestazioni di stima e incoraggiamento per la fanciulla, ma anche le basi del suo metodo didattico. La lettera è giunta fino a noi ed esordisce così: «Signora Maddalena, mia stimatissima, finalmente, quando a Dio è piaciuto,
mi sono sbrigato da quella grave occupazione che fin qui mi ha impedito di mantenerle la mia promessa, sebbene anche troppo mi stava a cuore, perché di fatto mi affliggeva la mancanza di tempo. La missiva continua con consigli pratici, insistendo sulla necessità di un esercizio metodico e costante. Tartini era dunque un uomo di parola, che desiderava dedicare il tempo necessario ai suoi allievi. In particolare aveva preso particolarmente a cuore la situazione di Maddalena, se in un'altra lettera scrive «La povera giovine, tanto malignata e invidiata nel pio luogo, altro non cerca che uscirne fuori, per non morire ivi di rabbia o di qualche cosa di peggio». Nel 1740, durante una sua permanenza a Bergamo, fu colto da una paresi al braccio destro. Questa disavventura, da un lato, portò ad una drastica riduzione dell'attività concertistica, ma dall'altro lo spinse a intensificare la sua attività di compositore e di ricercatore. L'anno successivo, infatti, pubblicò a Parigi il trattato sulle regole per arrivare a suonare bene il violino, cui seguirono approfondimenti sul terzo suono e le leggi fisiche e matematiche che regolano l'acustica, che portarono nel 1751 alla realizzazione del trattato di musica secondo la vera scienza dell'armonia. Nel 1765 Tartini abbandonò il lavoro alla Basilica di Sant'Antonio ricevendo una pensione. Il musicista però continuò la sua attività di ricerca e composizione. Nel 1767 pubblicò il Miserere, uno dei pochi pezzi cantati da lui realizzati. La prima rappresentazione avvenne l'anno seguente a Roma, nella Cappella Sistina, alla presenza di Papa Clemente XIII. Lo stesso anno Elisabetta, sua moglie, morì lasciandolo solo. Antonio Vandini, amico di una vita, e Pietro Nardini, suo allievo prediletto, dando una grande prova di affetto e solidarietà, si trasferirono a casa del maestro per confortarlo e aiutarlo nei suoi ultimi anni. Tartini morì nel 1770 per una cancrena al piede sinistro. Venne sepolto accanto ad Elisabetta nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, vicino a casa. Furono in molti a rimpiangerlo, non solo per il suo genio, ma anche per la sua sensibilità, dimostrata in vita nei confronti di tutte le persone deboli e indigenti, cui aveva sempre prestato aiuto. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.